Buongiorno a tutti, mi tocca la parte iniziale di questo convegno, anche una parte abbastanza difficile, è contestualizzare il cambiamento. Inizio con un elemento biografico, solo per spiegarvi il mio interesse e la mia ricerca. Da circa vent'anni mi interesso di giovani, eh, più passa il tempo, più i giovani sono lontani da me, eh? ma più passa il tempo, più questo argomento mi intriga. Ho avuto la fortuna, nel tempo, con la mia crescita nell'età e nella professione, di lavorare nelle scuole di ogni ordine grado, di fare gli sportelli per genitori e allievi. Um, ho insegnato nelle scuole di specialità ai giovani, um, ho insegnato all'università. Ho, fatto, ho avuto anche la fortuna di condurre delle ricerche per istituti vari che mi hanno messo a contatto con quantità di giovani, più o meno dai, 19, dai 16 ai 22 anni, eh, avendo la possibilità di interloquire con loro in piccoli gruppi. Bene, questa, questa ricerca, questa possibilità mi ha profondamente convinto del fatto che noi, noi adulti, noi tutti, viviamo all'interno di una profondissima trasformazione sociale, di cui non ci accorgiamo, come tutti gli utenti che attraversano le crisi, le profonde trasformazioni sociali nel tempo, e noi non ci accorgiamo di esserci dentro, ma ci accorgiamo delle difficoltà che si vivono all'interno delle profonde trasformazioni sociali. I ragazzi che io ho conosciuto nel tempo non parlano più il nostro linguaggio. Non è più una rottura generazionale classica, alcuni la chiamano mutazione antropologica. La rottura generazionale classica è quella che prevede o ha previsto che io a vent'anni portassi i capelli lunghi e che mio padre mi guardasse in cagnesco dicendo tagliati i capelli barbone, no? ma il mio atto trasgressivo era tale perché io condividevo con lui una linea evolutiva, una linea di vita, io trasgredivo quella linea, ma a quella linea facevo riferimento, lui portava i capelli corti perché si è educati e conformi alle regole di convivenza sociale in quel modo, io rompevo quell'assetto però condividendo con lui un linguaggio. Che era il percorso della vita. Quindi sapevamo di che cosa parlavamo. Io portavo un'innovazione, io e la mia generazione, ma sapevamo condividere un progetto di vita. Bene, i ragazzi oggi non hanno più lo stesso linguaggio, cioè non hanno più nella mente lo stesso percorso di vita che noi abbiamo. Questo è un cambiamento enorme. Perché è un cambiamento enorme? Un cambiamento enorme perché esistono sullo scenario sociale dei gruppi di persone, sessantenni, cinquantenni, che parlano un linguaggio differente dai quarantenni dai trentenni, che parlano un linguaggio differente dai ventenni dai quindicenni. Quindi siamo in uno scenario in cui la comunicazione è difficilissima e che ci porta tante volte a lamentarci in forme canoniche. Ah, questi qua non sanno più vivere, non hanno più volontà, non hanno più passione, non hanno più impegno. No? Scendiamo su livelli moralistici no? di confronto. Il problema invece sarebbe capire che cosa è cambiato, che cosa sta cambiando, per trovare un linguaggio che ci permetta di comunicare con chi viene dopo di noi. E questo problema diventa pregnante, fondamentale <coughs> per tutte le professioni. Che si occupano della crescita, dell'educazione, della formazione e della cura. Quindi i medici, ma anche gli insegnanti, ma anche la famiglia, ma anche i sacerdoti, tutti coloro i quali devono interagire con altre generazioni per portare una voce di adeguamento al sociale, di, confo di conformità a ciò che c'è intorno, di educazione, eh? che sia salute, corpo e psiche. Eh? ha importanza, bene, queste professioni sono in grandissima difficoltà, perché a volte non sanno che linguaggio utilizzare per farsi comprendere, per sentirsi seguiti e cadono in una sorta di depressione. Io cercherò di parlare di questo abbastanza brevemente, anticipando che ovviamente, essendo in un periodo di cambiamento e di passaggio, io non ho alcuna verità, No? da portarvi posso portare delle suggestioni dei suggerimenti delle riflessioni auspicando che tutte le professioni di aiuto e di cura possano in qualche modo un giorno riflettere sull'esistente perché riflettere sull'esistente significa in qualche modo Portare avanti un discorso che è utile per sé, per la propria professione, ma è utile anche per il miglioramento dello stato di chi si ha davanti, pazienti, utenti, allievi. Non ho verità, quindi, non aspettatevi niente. Riflessioni. Partirei in questa riflessione da un dato biografico. Io ero un bambino, anch'io sono stato un bambino, a quattro anni ero un bambino gracile. Gracile e malaticcio, avevo un organo che funzionava male, purtroppo era un organo centrale, il cuore. Io non lo sapevo di essere malato, leggevo la mia malattia negli occhi dei miei genitori, la loro preoccupazione: nel fatto che mi dicessero ah, andare all'oratorio a giocare a pallone, stai in casa, che è dicevo, Come? stare in casa che è meglio. Dicevano: stare in casa che è meglio, stare in casa che era meglio. Poi andavo spesso All'ospedale a fare queste visite e mi dicevano: Sì, sei un po' malato, ma non preoccuparti. Ma più passava il tempo e più aumentava l'ansia dei genitori, e più aumentava l'ansia dei genitori, più aumentava la mia ansia perché leggevo la loro preoccupazione, e diventavo preoccupato anch'io. Finché una sera vennero a salutarmi a letto con una sospettissima. Uh, um, Diciamo affettività, che solitamente non avevano, e questa cosa sembrava strana e preoccupante. Allora, che cosa ho fatto? Ho fatto finta di addormentarmi, ho origliato quello che dicevano e bisbigliavano nella stanza di fianco sul fatto che avevano trovino, trovato un luminare e saremmo andati. Dal luminare, ovviamente, a quattro anni uno non sa che cosa sia un luminare, penso un lampadario, non so, una cosa così. Ma due giorni dopo, tre giorni dopo, il segreto si svelò e io andai ad alluminare. Mi ricordo che entrai in una stanza dove c'era questo signore, che ricordo grandissimo, con pochi capelli, grandissimo e tutto bianco, probabilmente era il camice, che mi mise sul lettino, mi ascoltò il cuore, senza dirmi una parola. Io provai ad alzarmi, ero di pietra, di sasso, mi visitò e poi mi lasciò lì sul lettino. mi disse stai lì e andò a parlare con la mamma. Questo era il rapporto che si usava allora con i bambini, no? stai lì zitto no? quando sarai grande, capirai. Parlò con la mamma, io non capii nulla di quello che loro si dissero, ma usciti la mamma sorrideva. E questo fu rivelatore di un cambiamento, il luminare aveva funzionato, la mamma era tranquilla, il papà era tranquillo, io ero tranquillo. Ringraziai Dio dell'esistenza del luminare. Più avanti nel tempo capii. Cosa significa luminare? Luminare, illuminare porta la luce. Che cosa illumina? Il luminare porta la luce in una coscienza che è coscienza oscura. Papà e la mamma preoccupati, assolutamente ignari di che cosa fosse la malattia, eh, sguazzavano in questa nube della non conoscenza finché la luce, il luminare, arrivò e portò chiarezza. Capì nel tempo che il termine luminare è anche un'eccedenza, luminare è qualcosa di altissimo, è una luce quasi divina, no? Ma capì anche che ci sono altre figure che illuminano la conoscenza, la coscienza, che portano chiarezza. Sono i genitori che portano chiarezza e luce più o meno nelle regole fondamentali della vita, gli insegnanti, la cultura. No? portano i rudimenti del sapere umano, i sacerdoti, portano chiarezza su problemi più grandi, no? l'ultraterreno. Ci sono i medici, altri forse non così luminosi, ma altrettanto luminosi. Mi ricordo una luce parziale, ma per me fortissima, che era quella del pediatra Due Piani Sotto, casa mia, che convinse i miei genitori a... Provare a far superare questi problemi cardiaci facendo atletica leggera. Questi lo fecero e io stetti bene. Quindi per me il pediatra, che non era un luminare eh, socialmente definito, fu una luce immensa, mi avvicinò allo sport e stetti meglio. Questa è la situazione. Tante persone illuminano la vita, sono le figure di riferimento, in fondo, sono i padri, no? i portatori di luce. Illuminari. Bene, oggi ci sono i luminari qui nasce un problema. Perché nasce un problema? Perché perché esista un luminare, perché esista più in basso colui che comunque illumina, ci deve essere un'utenza disponibile, disponibile a immaginare, a pensare di essere nella non conoscenza. Capite? Io posso attribuire a qualcuno un valore di illuminazione se penso di essere all'oscuro. Per crescere a questa visione, bisogna essere educati a questa visione. Allora, facciamo un passo indietro. La mia educazione, come le educazioni a cui sono state sottoposte le persone prima di me, di generazioni, prima di me nel tempo, queste educazioni partivano dal presupposto che i bambini fossero delle scatole vuote, delle scatole vuote da riempire con la verità che l'adulto portava. Quindi tu cresci in funzione di quello che io penso sia la vita. Così faceva il genitore, così faceva l'insegnante. Così faceva il sacerdote e in qualche modo anche il medico, no? uno sviluppo della mente e del corpo in, solute, in assoluta simmetria, mensana in corpo restato. Mm? Tutte queste figure portavano luce a una mente vuota e queste figure erano in assoluta sintonia. Una volta io, Satiani, che ero un bambino educatissimo, feci c'era la supplente e per un giorno c'era un macello nella classe tremendo e io che ero obbediente ed educato alzai la testa in questa confusione e feci una linguaccia alla supplente. Morale la supplente si accorse di me e mi mise la nota. Io piansi come un disperato e fui punito, quindi dalla nota, dall'insegnante, fui punito a casa, fui mandato a confessarmi e non ricordo se fui portato dal pediatra ma ci stava benissimo. Questa cosa Per dire l'unitarietà di no? intenti di questi portatori di luce, gli educatori che formavano me bambino ad entrare in una strada che era quella della crescita. Io acquisendo le informazioni giuste dalla loro educazione, sarei diventato anch'io nel tempo un portatore di luce e avrei insegnato le stesse cose ai miei figli. Ma io, che ero una zucca vuota riempita da loro, tutte le volte che parlavo con un adulto ero in grande soggezione, perché in nella faccia, nel volto, nella parola di qualsiasi adulto io riconoscevo un portatore di luce. Negli anni 70, succede un qualche cosa di clamorosamente innovativo, clamorosamente innovativo, un fondamento di questa mutazione antropologica. Che cosa succede? Che cambiano le educazioni il bambino diventa abbastanza velocemente non più una zucca vuota da riempire, ma un portatore di creatività soggettiva. Cosa vuol dire? Che ogni genitore vede nel proprio figlio, ha iniziato a vedere nel proprio figlio, un'entità, un soggetto che conteneva già una ricchezza, una ricchezza personale. Compito dell'educazione non era instillare qualcosa di nuovo, no? riempire quella testa di una verità preesistente, ma l'educazione ha consistito dal 1970 in su nel sollecitare un una già esistente ricchezza, creatività. Mi ricordo ai tempi, gli sportelli fatti per genitori nelle scuole in cui ogni bambino... No? veniva presentato dai propri genitori come un bambino molto sensibile. Tutti i bambini erano sensibili. Ma questo significa che nell'educazione si modifica radicalmente un'idea dell'essere. L'essere non è un nulla che va riempito, ma è una ricchezza da sollecitare. Quindi il genitore diventa, fa un'operazione maieutica tira fuori qualcosa che c'è già e questo qualcosa che c'è già deve essere difeso a tutti i costi. Da allora i genitori che sentono l'insegnante che in qualche modo ostruisce questa via allo sviluppo, alla creazione di una propria personalità già preesistente, se l'insegnante fa qualcosa che non va il genitore interviene, non può interrompere un percorso di crescita della sua creatività. Ma che cosa succede successivamente? Succede che questi individui che dal 70 esistono, questi soggetti che vengono sollecitati a tirar fuori la propria ricchezza, che vuol dire la propria luminosità, questi soggetti non sono più disponibili a priori ad attribuire maggiori competenze ad un altro. Non sono più disponibili a priori a dir di sì a un adulto solo perché... Portatore di una luce, perché anche loro sono portatori di luce. Che cosa significa? Questo lo vediamo come conseguenza, lo possiamo leggere nelle nostre vite personali o in ciò che sentiamo da amici, parenti, conoscenti e giornali. Che cosa succede? Succede che i bambini da allora e sempre di più contrattano con i genitori, contrattano tutto qualsiasi cosa, del programma da vedere all'acquisto della macchina, qui non sto scherzando, negli Stati Uniti fanno pubblicità eh, eh, di già no? delle, delle macchine attraverso i bambini, puntano i bambini perché saranno i bambini a condizionare i genitori nella scelta delle macchine. Se un insegnante insegna bene in modo motivato, eccetera, poi lo vediamo, l'insegnante si segue, altrimenti non si ascolta. E se l'insegnante dice qualcosa, interessami. Stupiscimi più o meno, non tutti, no? ma come tendenza. Mm? Ma ancora di più, se passiamo su un piano macro, da uno micro, eh, per dare valore e per dire che siamo tutti dentro questo processo, mm? se ci spostiamo dall'ambiente familiare o scolastico, andiamo su un piano più collettivo. Pensate alle correnti di partito, le nuove soggettività lo vediamo oggi, no? in questi giorni, le correnti di partito non si adattano più alla verità, non accettano più la luce della verità del partito, fanno valere la loro soggettività. Oggi il Partito Democratico, le correnti dicono no alla verità di partito, quindi esiste anche sul piano sociale. Chi si ricorda? Ai tempi delle correnti di partito, non so, della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista di un tempo c'erano le correnti di partito ma c'era un assoggettamento a una luce superiore. Oggi le correnti dicono la propria diversità. Ma ancora su un piano più alto. Ci sono frammenti di nazioni, di gruppi di nazioni che tendono all'autonomia, abbiamo visto l'Ucraina la Scozia, la Catalogna. C'è un tentativo di far valere la voce delle singole soggettività. Non si dà più affidamento alle grandi verità supreme. Illuminare sembra finito. Le Personi, personaggi a cui è stata attribuita la possibilità di dire la propria luce e di comunicarcela, di insegnarcela, sono in crisi. Noi pensiamo alla crisi dei politici, ma pensiamo anche alla crisi dei genitori, pensiamo alla crisi degli insegnanti: tutti i portatori, ex portatori di luce sono in crisi, gli insegnanti scappano, tendono ad andare in pensione sentono di non riuscire più a professare la propria professione nelle modalità precedenti e quindi sono in crisi di ruoli politici ancora di più, voi vedete no? quello che succede loro. Non sono più portatori di verità, vengono contestati aspramente. Pensate, per dire quanto siamo dentro collettivamente a questo problema, al Papa. Moretti, Nanni Moretti l'aveva anticipato. Anche il Papa va in crisi di verità, in abemus papa, no? Rinuncia, dice: Non sono capace, non ce la faccio. Poco dopo abbiamo un bipapa, ne abbiamo due. Un Papa che rinuncia eh, alla propria carica, un atto ippocale, ma che sta in sintonia, non esiste più la verità, la luce. Bergoglio che dice, Papa Bergoglio che dice. Chi sono io per giudicare? No? Non sarebbe mai successo, impensabile. È come dire un Papa, voce di Dio, che dice io non posso giudicare. Anche egli afferma una relativizzazione della propria luminosità. Tutto questo per dire che siamo tutti dentro la stessa barca, che siamo all'interno di un processo di frammentazione incredibile. Tante volte bisognerebbe riunire questi dati per comprendere, per tentare di comprendere. Ovviamente anche i medici, come tutte le professioni di aiuto e di relazione, medici che hanno sempre più a che fare con pazienti, sempre meno pazienti, sempre più impazienti, sempre più critici sempre più scettici l'anno scorso mi ero fatto male una gamba ero in ospedale a farmi avvitare l'osso, fuori dalla porta c'erano in questo reparto c'erano ovviamente molti malati anche molto anziani, c'era il figlio di un signore anziano che era stato operato al femore che spiegava ad alta voce al primario che aveva operato il padre dove aveva sbagliato allora il primario dice ma lei è un medico dice, no, però ho letto su internet e allora spiegava questo e spiegava non solo dove era stato l'errore dell'operazione, ma anche gli errori del, delle attribuzioni farmacologiche. Io sono rimasto sconcertato da questo episodio, ma anche dalla pazienza con cui questo primario ha interagito col figlio del paziente. Ma questo vuol dire che anche i pazienti mettono in scena o vogliono mettere in scena una propria luminosità, cosa che indubbiamente mette in difficoltà l'ex luminare, come mette in difficoltà tutte le professioni di cura e insegnamento. Più si modifica il ruolo attribuito, la funzione attribuita, il senso della funzione attribuita a queste figure, insegnanti, genitori, medici, più si modifica il ruolo a loro attribuito e meno questa figura è di senso, quindi meno assume un senso di verità e di luminosità, più deriva su un versante burocratico e tecnologico. Meno la famiglia, alla famiglia, al genitore viene attribuito un senso simbolico. Più il genitore diventa uno che accompagna i figli e fa fare loro tante attività, cioè passa da un versante educativo simbolico a un versante concreto, del fare. Così l'insegnante, se voi parlate con gli insegnanti, con i professori, lamentano che cosa? di dover adempiere a delle funzioni puramente burocratiche, sempre di più e sempre meno di insegnamento. E per il medico è la stessa cosa. Parlavo con dei giovani neuropsichiatri recentemente, e loro mi dicevano: sembra che la mia funzione anche nei CPS sia quella di compilare cartelle. Non riesco neanche a alzare gli occhi per guardare in faccia il paziente. Tanto devo scrivere, devo protocollare. E quando non protocolli bene e quando non scrivi bene può succedere il fattaccio così come è successo. A una giovane psichiatra che conosco, uno si è suicidato e lei che non aveva scritto tutto perché voleva guardare in faccia la persona, si è ritrovata con delle carenze di scritto. No? Quindi la burocrazia e la tecnologia vanno a sostituire, sostituire l'aspetto relazionale. Per questo motivo diventa fondamentale in qualche modo trovare una nuova strada per interloquire, per relazionarsi con questi soggetti profondamente cambiati. Questo è fondamentale perché altrimenti ogni professione deriva verso una tecnologia deteriore, verso una burocrazia deteriore. Come cambiarsi all'interno di questo scenario? Adattarsi? Adattarsi a questi nuovi soggetti che vogliono insegnarsi com insegnarci come si lavora? No. Probabilmente no. Questo è tutto un dibattito fortissimo che c'è, ad esempio, nel mondo psicoanalitico, molti libri sono apparsi sul ruolo del padre, del padre simbolico. Visto che il padre non è più la luce, cosa deve essere oggi? Come si deve relazionare col mondo, con l'altro, col paziente, con l'allievo, col figlio? Che tipo di luce può portare? C'è chi dice che debba tornare il padre di un tempo. L'insegnante di un tempo, il primario di un tempo, ma forse questo è impossibile, è impossibile nelle cose, stiamo viaggiando verso altri lidi, questa nostalgia non è più funzionale alla riflessione. Forse dobbiamo pensare altrimenti, trovare altre soluzioni. Per trovarle, e questi sono due spunti di riferimento, penso possiamo fare un po' riferimento alla psicanalisi, un po' alla sociologia riferimenti proprio di base, molto superficiali. Una cosa che irrita molto è, per chi viene da altre formazioni culturali come me, io sono abituato a illuminare, eh? mi irrita molto l'atteggiamento di queste nuove generazioni, qui parlo anche dei quarantenni, dei trentenni, nei ventenni, che mi vedono, mi parlano, interagiscono con me in un modo che a volte io posso non posso che non reputare come borioso, arrogante. Nelle mie categorie il loro comportamento è visto in questo modo. Esempio, di tre giorni fa eh, mi mando un'email, una volta si telefonava, no? mi mando un'email, una persona che dice che vuole un appuntamento. 15 anni fa dicevo sentiamoci al telefono, adesso rispondo per email, mi ha dato. Allora gli dico di scrivermi un sms no? e questo mi scrive un, un SMS che dice, io non lo conosco, 35 anni, mi dice ciao Michele, allora ci vediamo giovedì alle 19 mi è venuta una roba, una roba che è analoga quando entra un 25enne e mi dice ah ciao, no? che non lo conosco e si siede e inizia a guardare il cellulare è più forte di me è più forte di me eh, ehm. allora io scatto scatto in, in un tipo di reazione che è una reazione configurata dalla mia educazione in fondo dentro di me c'è un abbozzo di luminare. Tu non puoi chiamarmi ciao Michele, che manco mi conosci. Poi perché ciao e perché Michele? Quello che ci può venire di aiuto dalla psicanalisi è che la considerazione che il comportamento manifesto, quello che esce dalla bocca, non esaurisce la totalità dell'individuo. Non c'è solo quello. Perché se ci fosse solo quello, io dovrei immaginare che questo è un arrogante. Allora devo, devo considerare ciò che nella professione mia, che è questa, no? vedo costantemente, è che non è vero che c'è solo quello. Perché queste persone poi dimostrano un bisogno di relazione, un bisogno di rispetto, no? un bisogno di costruzione, un bisogno di affettività, un bisogno di protezione, ci sono tanti bisogni dietro quella manifestazione. No? E lo stesso vale per i ragazzi a scuola, no? non è vero che sono solamente quello che fanno vedere, disinteressati, freddi, apatici, sono altre cose. E non è vero, credo, anche che il paziente che si rivolge al medico in modo spesso conflittuale, critico, scettico, un po' polemico, prevenuto, sia solo quello. Dietro c'è un bisogno, nel profondo diremmo noi, c'è ugualmente un bisogno profondo di cura, accudimento, eh, presa in carico. Dobbiamo ricordarcelo, dobbiamo ricordarcelo, devo ricordarmelo, perché altrimenti la modalità con cui mi relaziono con il 35enne Ciao Michele, è quella di una prefigurazione di arroganza, ma non è quello. Semplicemente lui comunica in altro modo rispetto al mio, vuole dirmi altre cose rispetto alle modalità con cui l'avrei dette io, ma di fondo la sua ricerca è analoga alla ricerca che avrei introdotto io rivolgendomi a uno psicologo. Cambiano le modalità e cambiano le richieste. Probabilmente questa persona, come tutta la sua generazione, chiede una velocizzazione della confidenza, velocizzazione della confidenza, perché sa usare solo quella modalità, il che non significa che non abbia voglia, bisogno o capacità di altri modelli relazionali. Quindi non è soltanto quello che vedo, ma c'è anche dietro qualcosa. Seconda. Seconda notazione, seconda proposta di riflessione che viene più dal versante politico, sociale, sociologico. Io credo ehm, che se vi facessi i nomi da una parte di Monti eletta e, e dall'altra di Renzi, qui non sto parlando di politica, sto parlando di personaggi e di comunicazione. Voi immediatamente sottolineereste delle modalità di relazione con l'altro differenti. Monti è un, portatore, è un portatore di una verità economica, è una luce. Bravo. Letta era il portatore di una verità politica. Renzi è un'altra cosa. C'è un tipo di vicinanza dall'altro o di lontananza, vicinanza dall'altro che... Eh, Renzi porta in campo che è differente dalla vicinanza e lontananza che portavano Monti e Letta. Renzi avvicina, selfie. Mm? Ratzinger, Bergoglio. Identico. Ratzinger è un portatore, è stato un portatore, è un portatore di una verità teologica. È la luce, è una distanza. Bergoglio abbraccia, bacia, selfie. Ora, selfie per dire, no? Ma selfie è abbraccio, ritrarci insieme, condividere quasi una corporeità. Queste due, figure, queste due figure hanno un successo, un seguito incomparabile rispetto a quelle precedenti, velocissimo. Possiamo dire durerà, non durerà, ma è così. Badate per par condicio. Che Berlusconi aveva introdotto delle modalità analoghe? Eh? No? Eh, Umanizzazione, tentativo di avvicinamento dell'altro, attraverso gesti che erano propri, sono propri del nostro slang quotidiano, di comportamento quotidiano: le corna alla, al politico vicino, la pacca sulla schiena, eccetera. Questi personaggi, questi personaggi, Bergoglio da una parte. Renzi e Berlusconi dall'altra, fanno il pieno di consenso. Perché? Perché portano passione e empatia. Non c'entra quasi neanche più il messaggio. No? Passione e empatia che commuove il pubblico e porta voti, adesioni, avvicina. Allora, vado a concludere, mi eh? stronco la vita. Ai genitori, agli insegnanti, ai sacerdoti, viene chiesto questo: passione e empatia. Io ho fatto un esperimento all'università. Ho fatto a un anno di corso una prima lezione in cui mi sono messo a parlare in modo cattedratico, quasi leggendo. Dopo 20 minuti, ho alzato gli occhi, c'era una giocheria davanti a me: qualcuno che leggeva da sotto, qualcuno che dormiva. Mm? Ho chiesto rigorosamente una metodologia che ha fatto perdere la mia formazione. Eh? Cioè noi eravamo tutti così, dovevamo stare così, no? sfidando la cervicale, ma in perterriti questi dormivano. Ho chiesto una cosa, ho detto avete capito questo passaggio, chi ha capito alzi la mano. Sguardi fissi. Ecco, se avessi dovuto valutare questi ragazzi, 50, 40, non so più. Avrei dovuto dire: che questi sono scemi. Difatti l'avevano scritto Lodoli, Galimberti all'inizio degli anni 2000. Questi sono scemi, non capiscono più niente. Siamo di fronte alla distruzione di generazioni. La lezione dopo, non ho fatto niente di cattedratico. Sono sceso, ho iniziato a parlare appassionato. Mentre passavo in mezzo, chiedevo, mettevo una mano sulla spalla, quindi un'altra metodologia di intervento. Vi assicuro, ho scoperto delle altre persone, ho scoperto delle altre persone, tutt'altra roba, partecipavano. Saranno stati casi isolati, non lo so, ma certo loro chiedevano a me di scendere lì, di venire lì con passione e empatia. Empatia con loro chiedendo passione nella formulazione delle cose che avevo da dire lì erano motivati. Allora devo dire che passione e empatia sono due, cose che vengono, due aspetti relazionali che vengono riconosciuti da tutti. Qui siamo in ambiente medico, allora la domanda è ma come, come il medico può portare passione ed empatia? Non esiste una verità, non posso... Neanche ipotizzare credo che voi passiate in corsia facendo i selfie con i pazienti non credo che funzionerebbe, credo che sia altro e credo che ci debba essere qualcosa che ha a che fare con l'invenzione. Da un certo punto di vista penso che basti poco, basti poco. Nella mia professione io una volta ero presupposto sapere, si diceva dovevo tenere una distanza, penso analoga, ma... La vostra ehm, e soprattutto non potevo dare nessun tipo di informazione mia per una questione tecnica. Ho imparato che posso dare il mio numero di cellulare perché il mio numero di cellulare, dicendo ti do il numero, le do il numero di cellulare in caso di bisogno, poi viene rarissimamente utilizzato. Basta il gesto perché il gesto è empatico. Persone. Giovani che mi chiedono di passare al tu, cosa impensabile una volta per me, Qual persone che mi accorgo non sanno declinare il lei, no, penso, dal punto di vista sintattico. Lei va, vado, lei no? Non sanno farlo, ma perché non c'è nella loro formazione. Mm? Allora, concedere il tu. Vuol dire ledere il mio orgoglio un po', ma concedere il tu significa mettere l'altro eh, in una condizione altra rispetto a me. Per l'altro non è una questione di lesa maestà, perché è normale, è per me è un problema di lesa maestà. Però concedendo il tu, a volte passando il numero di cellulare in caso di bisogno. Io fornisco dei modelli di avvicinamento, empatia e di passione perché per l'altro l'altro vive il mio concedere il numero di cellulare come un mio donarmi alla professione, cioè non vivere la relazione come un momento asettico di un'ora, ma una concessione del mio tempo anche successivo all'altro. Questo diventa non un abuso del mio tempo ma un allargamento del confine della relazione funzionale al cambiamento sociale storico sociale più passione, più empatia. Ma allora che cosa può voler dire per voi? Vuol dire poter dare il numero di cellulare a qualcuno in certi casi e davanti a certe richieste? punto di domanda. Vuol dire non stare in piedi davanti al letto, prendere una sedia e sedersi? punto di domanda. Vuol dire un giorno in cui non si è di turno passare in reparto e salutare alcune persone che si reputano bisognose? Forse. Sono spunti, eh? Però tutte quelle modalità, tutte quelle modalità che portano empatia e passione, cioè che danno all'altro, al nuovo utente che è portatore di una luce sua e che chiede a noi di essere consapevoli del fatto che loro sono vivi e hanno un valore hanno, e portano una luce specifica, cioè hanno dei bisogni, ecco tutto ciò che noi facciamo in quella direzione migliora la relazione. Che significa, attenzione, che significa che l'altro ci guarda di più e che noi siamo più gratificati perché ci attribuisce maggiore valore, ma significa soprattutto che l'altro ci segue e forse guarisce di più. Perché i ragazzi quando mi seguono, perché io sono appassionato e empatico, ascoltano di più, quindi apprendono di più, apprendono di più. Cioè il mio atteggiamento non produce soltanto un ritorno positivo sulla mia immagine, ma produce un miglioramento della loro performance. E perché non dovrebbe essere così anche per un paziente? Che sentendosi coinvolto e valorizzato nella propria luminosità, non potrebbe accedere ad un desiderio maggiore di guarigione. Lo facciamo per noi, lo facciamo anche per loro. È chiaro che questa modalità che comporta una maggiore soggettività della riflessione, io vi sto facendo delle proposte e degli esempi, chiede a ciascuno di noi di riflettere su modalità empatico, passionali, compatibili con la propria soggettività. No? Ci sono alcuni di noi che sono più seri, alcuni di noi che sono più bizzarri, che hanno delle tradizioni differenti. Ciascuno di noi deve declinare passione ed empatia in modi differenti. Ciò che ci viene richiesto da questi tempi è un cambiamento. Siamo all'interno di una dimensione di complessità, siamo nella complessità. La mia educazione, che prevedeva illuminare, in realtà era semplificata. La mia vita è stata semplice. Non dico bella, dico semplice, perché io ho seguito la luce che c'era all'orizzonte e che mi spiegava come dovevo essere. Questa è la realtà. Tu devi essere bravo, obbediente, studiare, andare avanti, no? finché, anche tu, finché anche tu potrai sposarti, fare dei figli e diventare luminoso come noi. E avrai con gli altri, con i tuoi figli, con i tuoi pazienti, con le persone che interloquiranno con te, un atteggiamento di luce che si rivolge al buio. Tutto era già stabilito. La complessità in cui ci troviamo noi oggi è una complessità che prevede la coesistenza di luminosità. Quindi porta ciascuno di noi verso la necessità di articolare forme nuove di passione e relazione. Passione ed empatia. Ma senza utilizzare questi due termini secondo me non andiamo da nessuna parte. Concludo dicendo che questo lavoro che è una sfida e che anche ci mette in discussione, no? e mettendoci in discussione ci provoca dei problemi. Ciao Michele, lo dice tuo fratello, mi viene da dire, ma, ma se io mi discuto su questo ciao Michele, entro in contraddizione con me, inizio a pensare e cerco di articolare una modalità nuova, mia, soggettiva, per parlare con un'altra persona. Questa cosa può far crescere l'altra persona, ma sicuramente fa crescere anche me. Mi desitua da uno scenario tradizionale, fa di me un essere pensante. La complessità è complessa, ma ci fa crescere. Noi credo, concludo, che in questo periodo storico possiamo tentare di guarire gli altri solo se riusciamo a guarire noi stessi facciamo crescere gli altri se cresciamo noi stessi. Questa è una sfida, ma forse possiamo anche ringraziare da un certo punto di vista di essere nati in questa fase così travagliata perché ci dà la possibilità di pensarci in un modo profondo. Grazie. Io chiederei se c'è qualcuno che su questi temi esposti dal dottor Aldani volesse fare delle domande o intervenire sarebbe interessante già incominciare in questa prima fase modelli positivi hai portato come esempio eh, papa bergoglio il cellulare che non viene usato eh, l'empatia che è un po proprio della fondazione parlare sempre di modelli positivi e però se il modello è negativo se il cellulare viene usato se non riesci a creare l'empatia se dietro al Ciao Michele c'è l'arroganza. È difficile, è molto difficile, è verissimo. Quando c'è un'ostinazione a permanere in una certa dimensione, io sono, sono convinto che eh, un periodo così complesso genera persone, diciamo, una forbice di personalità, no? C'è un mondo che è superficiale, banale, eh, orientato all'iperconsumismo. Ehm, votato a una modalità di vita piena di godimenti in cui l'altro esiste poco e quindi il telefonino è davanti alla no? relazione si frappone tra me e la relazione no? c'è questo mondo così come è sempre esistito un mondo di persone mh, diversamente stupide no? sempre nel tempo e che esiste invece un mondo di persone che se sollecitate, oggi più giovani no, di me, che se sollecitate possono arrivare a qualcosa di molto avanzato. È chiaro che se una persona persiste a fronte di una stimolazione, di una richiesta nostra di collaborazione, no, di arrivare ad un altro punto della relazione aperta, una relazione aperta, se una persona persiste cosa possiamo fare se non tornare su un versante... Di riferimento no? cioè della nostra professione. Insomma, se vuoi, fai così, se non vuoi, fuori. Questo vale per la scuola, vale più o meno per la famiglia, eh, vale per la religione e vale per le professioni di cura. C'è un limite, no? c'è un limite che è il limite eh, eh, nostro. Mm? Ma ehm, forse quello, la, come dire, l'elemento su cui io puntualizzerei eh, eh, l'attenzione non è tanto. L'impossibilità, quanto la possibilità. Sull'impossibilità non si va da nessuna parte, io sono concordo pienamente, non, non si può fare niente, è come parlare due lingue diverse. Volevo chiederle una cosa, mm, nella sua relazione non viene mai citata la parola autorità, che è quell'aspetto quell nella relazione per cui un individuo segue quello che dice un altro. E in una relazione di empatia e passione, quindi l'autorità viene sempre messa in, in discussione. Cioè è come se il medico tutte le volte dovesse continuamente stare attento a come si relaziona, perché il pericolo è che in una relazione condivisa eh, il paziente possa no, non più seguirlo, possa eh, divergere perché ha letto su internet qualcosa. Quindi, il e io penso in, invece. Forse perché appartengo anch'io alla vecchia scuola, che l'autorità la, sia qualcosa di inserito dentro l'essere umano. Noi siamo mammiferi in fondo, cioè i mammiferi vivono di, di autorità. A meno che non, non si parli, ed è qualcosa su cui rifletterò molto, di un'autorità derivante dall'empatia, eh, che però non so in questo momento esattamente come formulare, mi chiedevo ecco, come lei. Eh, situa questo tema ma io ehm, mi rifaccio a un passaggio che forse non ho abbastanza sottolineato cioè quando dicevo eh, sono convinto eh, sulla base di alcuni presupposti psicoanalitici che noi conteniamo anche ciò che non manifestiamo cioè questa velleità antipotere che c'è no? nasconde in realtà una, una forte richiesta di potere, autorevolezza, autorità, hm? quell'assemblamento di, di, di parole. Quando un individuo si rivolge al medico, al di là delle forme in cui porta la propria presenza al medico, che a volte è nella, nella coscienza un po' provocatoria, eh? dietro chiede... Autorevolezza. Diciamo che i modelli, le modalità di raggiungimento, di conferimento di questa autorità sono differenti da quelle di un tempo, non c'è l'automatismo. È, è tutta una questione da, da verificare perché in fondo è esattamente lo stesso problema che coinvolge l'autorità familiare. Lì le vicende sono anche molto più concrete. Eh, torna a mezzanotte, no, torna alle tre. E, e l'autorità dov'è? Cos'è l'autorità? In quelle situazioni bisogna in qualche modo mediare, patteggiare, perché il patteggiamento dà l'idea all'altro, al ragazzo, della presa in carico della proposta. Non è più possibile dire mezzanotte, come succedeva a me, perché molto probabilmente quello torna alle 5 invece che alle 3. No? succede questo e poi dice vabbè fammi quello che vuoi tanto a me non me ne frega niente questo succede no? ma il patteggiamento dà l'idea al ragazzo dell'empatia e di un appassionamento nella relazione cioè io mi appassiono alla tua proposta alla necessità che tu eh, capisci no? ecco allora in quel momento si sollecita un bisogno di autorevolezza che il ragazzo contiene allo stesso modo, nella sua professione, credo funzioni la relazione. È chiaro, è chiaro che è un lavoraccio, però mi sembra quasi indispensabile. Indispensabile sicuramente è per i genitori, e indispensabile è indispensabile sicuramente per gli insegnanti, ma credo che questa indispensabilità dei modelli relazionali si estenda a macchia d'olio su tutti i fronti delle relazioni di cura e insegnamento. Non so se ho risposto. Io sono neuropsichiatra infantile quindi ho molto a che fare con bambini, genitori, adolescenti e famiglie. Ho molto apprezzato i termini empatia e passione. E mi verrebbe da mettere anche come un punto interrogativo quello di fiducia, cioè eh, la fiducia che, posso, che può avere un altro nel mio operato ma credo per noi medici anche la fiducia che quello che facciamo ha un senso, cioè credo che in questo che lei appunto descriveva come eh, richieste continue di eh, burocrazia e mettere per scritto delle cose per essere corretti e adempiere a tutti i nostri doveri, diciamo, il problema di mantenere una fiducia nel proprio operato e la responsabilità di quello che facciamo è veramente arduo. Non penso di dover rispondere, era un'affermazione, sono pienamente d'accordo.